Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri Morecambe, signori, per continuare la scalda. Siamo sesti a 17 punti dopo 10 partite, adesso ci aspetta la partita contro il Barnsley. Non siamo messi male, signori, stiamo risalendo piano piano, dopo un inizio un poco zoppicante, adesso stiamo andando abbastanza bene. Signori, prima di partire il video, io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di fare un salto sul mio secondo canale, mi trovate come Maullo941bis. In cui portiamo altre serie e altri giochi. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, dove tramite appunto i social vi informo su quando escono i video e su quando siamo in live su questa piattaforma e su quella viola. Di solito qui su YouTube mi trovate ogni sera tranne il sabato alle 21. Ultima cosa, date uno sguardo al link in descrizione per rimanere sempre collegati con il canale. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Allora, signori, facciamo un po' di cambi. Qua rimettiamo Stockton e il ragioniere in attacco, signori, con il nonno Miura pronto a entrare. Sulla destra rimettiamo Sullivan, sulla sinistra Giardino. Facciamo uscire Kanon e mettiamo... dove sta il piccolo Luna? Il piccolo Luna, se sono fregato il piccolo Luna? No, che il piccolo Luna con Wilding che è comunque stanco, se no... no, va bene così. Sulla destra facciamo giocare il Melone. Al posto di Lavello gioca Davis con Grievous. Dobbiamo trovare un soprannome per Grievous, signori. È troppo brutto Grievous. In porta gioca Stevens. E in porta, sulla destra, sulla sinistra gioca Stevens. E in porta facciamo giocare Spike, signori, al posto di Lorei. Direi che va bene così. Così diamo un cambio a tutti quanti i vari giocatori. Facciamo giocare tutti e sono tutti belli contenti. Detto questo, signori, non perdiamoci in altre chiacchiere. Il Barnsley che è undicesimo e scendiamo in campo. Ok, ci siamo, signori. Maglietta blu scuro per noi e maglietta rossa per loro. Mi sto rendendo conto che in Inghilterra, praticamente, soprattutto qui nella League One, cioè gli unici due colori delle maglie sono o il nero o il rosso, praticamente. Non ci sono altri colori particolari di magliette. Però va bene, va bene. Intanto noi recuperiamo subito una gran palla. Vai Wilding, guarda Stockton mio, che cazzarola fai. Attenzione a loro, riusciamo a liberare in maniera buona. Giardino, parte lui. Vai Giardino, fatela tutta, vai Giardino. Puoi andare alle Olimpiadi, Giardino. Mamma mia, se l'è fatta tutta, signori. Azzecca il passaggio. Ma che cazzo di passaggio è fatto? Abbiamo il migliore attacco, signori. Non. Dai, è così. Il ragioniere la piazza lui, signori. 1-0. Chiama tutti a mal di testa il ragioniere. No. Chiama tutti a festeggiare. Fa vedere lui. È lui, signori. Il ragioniere. Avevamo appena detto che abbiamo il miglior attacco. E ci siamo confermati, signori. Un gol, come si può dire? Un gol della merda. Sì, lo chiamiamo così. Ma tutto fa brodo, signori. Il ragioniere contento. 1-0. Palla al centro. Ancora Stockton per Giardino che ha trovato uno spazio. Giardino, limite dell'aria. Giardino, mamma mia. Jardin la sbaglia proprio con la sua pettinatura spazzola. Mamma mia, che erroraccio di Jardin. Ma è francese? No. Di che nazionalità è? È inglese? Vabbè, non... dettagli. Ancora Giardino, Jardin, come voglia, come lo si vuole chiamare, lo si chiami Jardin, questa volta la crossa. Mamma mia. No, attenzione, errore nostro difensivo. Praterie per loro. No. Esci Spike. Mamma mia, che gol del pareggio. Come ci hanno bucati, signore, al 27esimo. Come ci hanno bucati. Mamma mia. Vabbè. Possiamo rivedere meglio qui l'azione precedente. Guardate, erroraccio mio difensivo. Grievous è veloce come una lumaca. E va bene. 1-1. Tutto da rifare. Va bene. Dai, non demordiamo. Ancora sulla fascia, Stevens si fa vedere. Mamma, uno stop bruttissimo. Attenzione, la palla arriva. Che gol ha fatto? Che gol ha fatto, signori? Ma che gol è stato? Ancora il ragioniere, doppietta per lui, testata la bandierina. Ma che gol è stato, signori? Assurdo, il portiere è proprio andato a funghi. Stevens ha fatto uno stop a seguire bruttissimo, un cross terribile, tira al volo di Stevens, il portiere niente, è andato niente, il portiere è svenuto, doppietta di Scott, 2-1 per il Morecambe, al 34esimo, buona così. Attenzione, atterrato terribilmente Giardino,
anche loro hanno una luna in campo come noi e arriva il gialla. Gialla luna di sera, ma il tempo si spera, signori. Dai che lo famo buttare fuori a questo. Attenzione, punizione per noi. Chi la batte? Giardino. Battiamo la gamba, allargati Giardino. Dai così, bruciamoli sulla fascia. Bellissima l'entrata in aria. Palla indietro. No. Attenzione a loro, il piccolo. Il nostro Melone, grande l'intervento. Sta per finire il primo tempo, signori. Sta per finire il primo tempo, ma c'è ancora tempo per Stockton. No. Arbitro, stiamo a 2 minuti di recupero, arbitro. Ok. C'hanno dei problemi con gli orologi questi arbitri praticamente. Va bene, dai, andiamo col secondo tempo, signori. Attenzione allo zio Salli che adesso si scatena. Adesso si scatena lo zio Salli, signori. Lo zio Salli si è scatenato. Zio Salli! E ora si scatena lo zio Salli su quella fascia, signori. La possiamo chiudere, me lo sento. La possiamo chiudere, dai. Dai che me lo sento che la possiamo chiudere, dai che... Wilding, provaci Wilding. No, che cazzo, mi è toccato, stavo a tirare. Attenzione a loro, piccolo melone. No, va bene. Non so come abbiamo fatto a intercettarla, però va bene. Attenzione, ripartiamo nel contropiede. Wilding, cerca lo zio. Lo zio si fa vedere sulla fascia, se ne va lo zio. Cerca un cross, la testa. Palla fuori. Recuperata dagli avversari. L'allenatore della squadra ligata sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me la scelta è giusta, al momento giusto. Attenzione, ci andiamo su quella fascia con Wilding questa volta. Wilding, arriva fino in fondo. Wilding, il cross è leggero dal testa, però è bruttissima. Il colpo di testa è terribile. Attenzione, il ragioniere. Che cazzo lo fai, ragioniere? Mamma mia. Ti stai fomentando troppo. Ecco, mettiamola così. No, l'abbiamo preso male, mamma mia. Palla che finisce fuori. Wilding mi sa che si piglia il cartellino giallo. Sì, allora facciamo dei cambi, signori. Wilding si è preso il giallo. Vediamo chi c'ho in panchina per far Kanon. Va bene, fuori Wilding, dentro Kanon. Fuori Scott, dentro il nonno Miura. E poi fuori Giardino e dentro Kanté. Dai. Famo così. Attenzione allora. No. Esci, portiero. Che cazzo non lo faceva Spike? Non lo so, aspettava la chiamata dal boo. Mamma mia, come si era addormentato. Attenzione, perché io ho fatto uscire il nostro ragioniere, il nostro goleador di oggi, per far entrare il nonno Miura e fallaccio. Bravo nonno che si piglia un fallo. Bravo nonno. Stiamo vincendo solamente 2-1. Non è tutto questo risultato in banca, quindi stiamo attenti. Grandissimo il movimento, mannaggia. Attenzione. Stevens se l'è perso. Spike dorme. Mamma mia, 2-2. In porta di prima, un gol bellissimo. Mamma mia, altra bucata difensiva. Assurdo, senza il nostro Clark Kent in difesa subiamo tantissimo. Signori, attenzione a loro. Ci abbiamo ancora il tempo per fare tutto quello che vogliamo, signori. Stiamo calmi. Questo non dobbiamo farlo, però. Porca miseria. Bello questo recupero. Dai Kanon. 81esimo. Possiamo ancora fare tutto. Dai Kanon, che si è entrato in aria. Guardalo. No, gli ha tirato una pedata in testa. Attenzione ancora loro su quella fascia. 85esimo. A questo punto spero nel pareggio, signori. Forse abbiamo leggermente sbagliato a puntare su le sostituzioni. Abbiamo fatto. Vabbè che Kanté non ha visto la palla nemmeno da lontano. Kanté. Centrocampo, ci siamo coperti bene. Abbiamo solamente levato. Fatto entrare il nonno Miura, ma. Dai così, dai con calma. Kanon per O'Sullivan. Sullivan, nonno Miura. Dai, vai Stockton. Stockton. No, perché ho rallentato? Stockton ha avuto sui piedi il gol del 2-1, signori. Stockton ha avuto sui piedi e finito. 2-2, signori. Siamo mangiati l'ultima occasione con Stockton. Mannaggia della miseria. 2-2, un punto in una trasferta. Dai, ci può stare. Dai.
Ok, signori, è andata così, un 2-2, manteniamo la sesta posizione, 18 punticini, non sono male, non sono male, facciamo allenamenti, arriviamo alla prossima partita, continuiamo con gli allenamenti, va bene, tanto si allenano per ora i titolari, mi sta bene così, no, forse no, forse sì, non lo so, non so chi si stia allenando in questo momento, però ecco, la prossima partita è il 2. 2 ottobre, secondo squadra primavera. Non mi interessa, vediamo cosa arriva il 2 di ottobre. Suggerimenti per la scelta del capitano, non ci interessa. Secondo squadra primavera, non ci interessa. Va bene, signori. Allora, io per questo video mi fermo qui. Prossima partita abbiamo contro il Plymouth, che sono 22esimi in campionato. Quindi ci sta una vittoria per forza, signori. Anche perché dobbiamo comunque consolidare il sesto posto. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao.